Ciao a tutti, ho organizzato un gioco di post-produzione dove ho chiesto ad amici fotografi di inviarmi un loro scatto in RAW. Adesso con Lightroom andrò a editarlo per vedere che possibili sviluppi ci possono essere. Io poi ho mandato loro una mia foto che hanno editato. Su questo qui faremo un confronto fra le diverse tecniche di stile di post-produzione. Bene, eccoci qua su Lightroom. I quattro file che sono arrivati arrivano da Marta, Alberto, Cristina e Simone. L'ordine è dato dallo scatto, dalla data di scatto, e dopo andremo a vedere poi lo sviluppo del file che mi avete rimandato. Partiamo quindi con la foto di Marta. Nel primo caso andremo un po' più lentamente per vedere tutti i passaggi, poi dopo le foto successive invece spiegherò meno nel dettaglio le singole operazioni, a meno che non ci sia qualcosa di diverso. Allora, io parto nel mio flusso di lavoro con prima la correzione dell'obiettivo e poi mantengo il flusso normale che c'è in Lightroom. Se uno vuole modificare l'ordine dei pannelli, diciamo, di correzione, è sufficiente cliccare col destro e andare su Personalizza pannello sviluppo. Io ho fatto solo questa modifica, ho portato la correzione dell'obiettivo prima. Questo perché? Perché attivando il profilo spesso il cambio di lente schiarisce o scurisce leggermente la foto e andrebbero a compromettere tutte le modifiche che noi avremmo fatto prima, compromettere o comunque alterare leggermente. Facendolo prima si parte preventivamente. Quindi partiamo con rimozione aberrazione cromatica che si fa sempre, toglie dai bordi dei piccoli difetti della lente, in alcuni casi c'è, in altri no, ma comunque non costa nulla metterlo, e attiviamo la lente correzione profilo. Come vedete si è leggermente schiarita la fotografia rispetto a prima, quindi poi successivamente andiamo a vedere il pannello base. Diamo prima un'occhiata all'istogramma, vediamo che è una foto equilibrata, non ha neri, non ha bianchi. Ha un ISO abbastanza basso, ISO 200 mm 20, quindi se questo era un obiettivo un 10-20 era la sua massima lunghezza focale, 14 di apertura, quindi per far sì che sia tutto a fuoco, è un 125esimo. Perfetto. Allora, prima cosa che noto in questa foto è che è leggermente storta, inclinata verso sinistra, e poi vedo una macchia sul sensore lassù. Quindi, prima cosa proviamo a raddrizzarla. Per raddrizzare si può usare o il cursore oppure la livella. Proviamo a utilizzare la livella utilizzando il lago come riferimento. Ok, vediamo. Sì, forse è un filo ancora. Ho esagerato un po' troppo. Torniamo indietro. Riallunghiamo in modo tale di avere tutto compreso. Ok, così mi sembra giusta. Adesso poi un'altra cosa che non mi fa impazzire è questa macchina gialla, mi dà un po' noia, andiamo a eliminarla. E in questo modo abbiamo anche tolto già la macchia sul sensore, che però magari potremmo. Sì. Andiamo comunque poi a togliere da lì dal bordo che dà fastidio. Ok, adesso l'inquadratura mi piace di più, quella macchina dà fastidio. Per togliere le macchie sul sensore qua c'è lo strumento rimozioni macchie. Andiamo a selezionare la macchia e Lightroom dovrebbe fare tutto da solo, 9 su 10 fa tutto da solo. Ok, adesso la foto è corretta, non ha più, diciamo, imperfezioni. Partiamo con il trattamento, che può essere colore in bianco e nero. Questa è una foto che anche in bianco e nero può essere valida, perché comunque ci sono nuvole, ci sono i contrasti del lago, però in questo caso noi la andiamo a sviluppare a colori. Seconda cosa, ci sono i profili. I profili ci sono quelli di Adobe, quelli della fotocamera e poi ci sono dei profili creativi che dà a disposizione Lightroom.
Allora, mentre per i profili della camera e di Adobe si può provare ad utilizzarli, diciamo, tutti liberamente e interpretano i vari colori in un modo differente di solito, diciamo così per renderla semplice, mentre per i profili, diciamo, quelli più creativi, cambiano proprio il gradiente del colore delle foto. Quindi io li utilizzo alcune volte, con parsimonia, nel senso vediamo, tipo, non so, questo profilo qua utilizzato così sarebbe esagerato, se noi lo andiamo a depotenziare, mantiene la coerenza di quel profilo, ma meno intenso. Magari in una foto successiva avremo l'occasione di utilizzarlo. Per questa foto qua manterrei i colori che dà già un pochino più di contrasto, standard, ma non cambia tantissimo. Comunque essendo una foto equilibrata sia nei colori che nell'histogramma non cambia molto, quindi va bene Adobe Colori. Temperatura mi sembra corretta, comunque lasciando fare alla macchina col bilanciamento automatico una giornata di sole all'aperto difficilmente sbaglia. La tinta non la tocco quasi mai. Esposizione, ricordiamoci che agisce su tutto l'istogramma. Infatti, se andiamo di qua, tutto si sposta verso destra, se andiamo sullo scuro, sì, tutto verso sinistra. Mi sembra un'esposizione corretta. Siamo leggermente sul chiaro, ma io da un punto di vista lo preferisco. Addirittura si potrebbe quasi spingere ancora un po' per poi vedere dopo di recuperare. Contrasto utilizzo dopo la curva di viraggio che vi farò vedere. Luci per i paesaggi spesso si tendono a chiudere un po' per recuperare magari dettagli sulle nuvole. Le ombre potremmo aprirle leggermente per enfatizzare questa parte di foto qua, però qui si schiarisce, quindi però lasciamo così, poi valutiamo dopo. Bianchi e neri, utilizzando il tasto Alt, potrete vedere che tenendo premuto e muovendo il cursore lo schermo diventa tutto nero. Se ci spostiamo verso destra, in questo caso per i bianchi, vediamo lassù delle macchie. Quelle sono le macchie in cui la foto in quella zona è bruciata. Quindi di solito si va fino più o meno a che compaiono le prime macchie. Viceversa, con i neri si va al contrario. Quindi vediamo le prime macchie di nero dove compaiono e ci si ferma più o meno a questo punto. Già così si dà un po' di contrasto alla nostra foto. Procedendo poi verso l'impatto texture, chiarezza e rimozione foschia. Una volta esisteva solo chiarezza, adesso ultimamente sono stati introdotti anche rimozione foschia e texture, che texture è, diciamo, il più fine. Io non utilizzo quasi mai perché comunque dà un po' di nitidezza che io tendo ad utilizzare dopo. Chiarezza dà un effetto. Lo faccio vedere al massimo per capire un po' l'effetto che dà, un po' HDR, schiarendo un po' i colori, uniformandoli, non mi fa impazzire. Mentre rimozione foschia dà un effetto come molto contrasto e diciamo che pulisce, chiamiamola così, dalla foschia. Sono tutti e tre cursori da usare non a livelli alti, a livelli bassi. Ultimamente io utilizzo un po' più rimozione foschia, perché mi pulisce leggermente la foto e mi dà un pochino di contrasto. Quindi non so, per esempio, potremmo mettere fino a 15, 20, 25, poi dipende dalla foto. Comunque vediamo che dà un po' di contrasto, pulisce un po' la foto, ma non dà un brutto effetto. Vividezza e saturazione, anche questi agiscono in questo caso su tutta la fotografia. Ma la saturazione va su tutti i colori, mentre la vividezza va sui colori un po' più deboli, quindi tendenzialmente utilizzo la vividezza a questo livello e poi magari la saturazione in base al tipo di colore lo vedremo dopo. Facciamo una prova, vediamo così, vediamo che i verdi e i blu, che sono il blu che in questo caso è un po' più, è il verde un po' più smorto, tende a migliorare leggermente, possiamo provare a mettere così.
curva di viraggio. Qua vi dicevo appunto del contrasto, il contrasto che io agisco in questo caso qua, utilizzo la curva per punti lineare, così posso scegliere dove andare a lavorare. Qua ci listiamo qui quanta porzione di fotografia in quel punto c'è, quindi più la punta sarà alta e più la foto sembra che cambia. Qua ci sono i bianchi, di qua ci sono i neri, quindi per dare un contrasto io devo abbassare i neri e alzare i bianchi, così do un automatico un contrasto. Facciamo una prova abbassando per esempio leggermente i neri e alzando leggermente i bianchi, vedrete come do contrasto. Naturalmente questo cosa porta? Porta ad avere subito che siamo andati a allargare ancora un po' più l'istogramma. Questo lo possiamo correggere o abbassando leggermente la curva di prima, o tornando indietro, però leggermente con i bianchi e con i neri. Ok, quindi già se facciamo una prova prima o dopo, notiamo comunque una foto più brillante, con un po' più di contrasto. Mi piacerebbe dare un po' più di risalto verso il cielo. Questa parte qua mi piace abbastanza. Ma la vediamo in un secondo passaggio. Vediamo prima tutti i cursori. Qua, come vi dicevo, possiamo agire su tonalità, saturazione, luminanza dei vari colori per singolo colore. In questo caso qua potremmo dire ok, questo blu qua è un po' smortino, lo vogliamo dare un po' di risalto? Perfetto. Allora, o andiamo su luminanza, cioè l'intensità, la brillantezza, quindi più chiaro o più scuro. Per esempio, il blu potremmo vederlo un po' più scuro. Vedete come il blu si scurisce, dà un po' di contrasto, così non è male. Con questi cursori qua vedete o meno l'effetto che avete dato solo di questo pannello qua, e si nota subito come il blu è migliorato nettamente. Gli altri colori mi sembrano sia sufficientemente brillanti, e non ho voglia, non mi sembra il caso di cambiargli una tonalità o cosa, mi sembra vadano bene. Divisione toni per questa foto non lo vediamo, lo vediamo semmai per un'altra fotografia. Dettagli, qua diamo la nitidezza. Ecco, in questo caso qui utilizzate sempre la mascheratura. Di nuovo col tasto Alt, tenete premuto. E vedete come sulla fotografia viene data la nitidezza, quindi su tutta la fotografia. Più si va in qua, e più la nitidezza viene data sui punti bianchi. Questo perché? Perché sul cielo, sul lago in questo caso, non è necessario che noi abbiamo super nitidezza, non c'è dettaglio, quindi è meglio darlo in alcuni punti precisi, dove così non introduciamo troppo rumore e possiamo anche permetterci di darne un po' di più, perché tanto stiamo agendo su piccole porzioni. Ok, raggio e dettagli non vi consiglio di utilizzarli perché comunque nitidezza, un lavoro proprio fino, fatto bene, bisognerebbe farlo poi su Photoshop, che attualmente è ancora un po' superiore, però quindi io non lo utilizzo quasi mai, lascio le impostazioni di default. Luminanza per togliere il rumore. Adesso qua non credo che avremo rumore, siamo su un ISO 200, non ci sono troppe ombre, così. Comunque, per pulire un po' la foto, un 5-10 di luminanza si può sempre dare, non compromette la qualità. Trasformazione, effetti, calibrazione per questa foto qua non la vediamo. Ok, la foto è quasi pronta, darei ancora un po' più di accentuazione al cielo. E possiamo darlo così, vediamo di utilizzare uno di questi strumenti che sono quelli locali, che sono il pennello o i due filtri. Le applicazioni sono identiche, cambia la forma. Io adesso in questo caso, di solito, mi piace il pennello, che si utilizza sempre a un flusso e una sfumatura al 100, perché non. Se uno va troppo mirato rischia poi sui bordi di che si vedono degli aloni molto brutti, che spesso mi sa che avrete già visto. Ok, quindi utilizziamo, vogliamo dare un po' più di contrasto, quindi possiamo abbassare ancora un po' le luci, magari dare alti 5-10 di quella rimozione foschia che abbiamo visto prima. Volendo, per vedere l'effetto iniziale, potete anche alzare tanto uno dei qualsiasi cursori, perché così vedete bene dove
dove state applicando il pennello, ok? Adesso io lo voglio applicare qua sul cielo e magari sulla montagna, poi adesso vediamo. Naturalmente così secondo me è troppo esagerato, quindi scendiamo tranquillamente. Ok, vediamo un po' così. Perfetto, così mi piace già di più, anche le ombre volendo si possono abbassare leggermente. Se noi andiamo di nuovo su questo pulsantino qua, potete notare come si vede quanto è stato applicato, dove e come è stato applicato il pennello. Vedete comunque la montagna, il cielo hanno un risalto migliore e la foto mi sembra bella equilibrata. Direi che per questa foto è quasi finita. Forse l'unica cosa che ancora noto è che qua è leggermente chiaro, quindi volendo si può prendere un altro pennello e magari cercare di togliere un po' di luci per far sì che sia meno, diciamo, brillante. Ok, così forse anche un filo meno di. Ok, boh, per il resto adesso tornando qua mi sembra che la foto, se la guardiamo prima e dopo, ha una certa differenza. Forse, forse è un filo troppo contrastata. Potremmo anche dargli un po' meno di sugli scuri, ok, per renderla un po' più brillante. E direi che ci siamo, siamo quasi alla fine. Questa zona qua non mi piace, mi dà fastidio. L'unica cosa è che se la chiudo ancora la foto ho paura che diventi, si soffochi un po', diciamo così. Quindi la lascio come l'avevamo fatta prima, poi piuttosto in Photoshop si potrebbe importare e allungare questa staccionata, però sono finezze, non niente di qua. Qua forse vedo un'altra macchia sul sensore qua sotto, che andiamo a eliminare. Ok, direi che ci siamo. Possiamo ancora vedere come esportare e poi dopo passiamo alla foto successiva. Le foto successive non vedremo come si esportano, tanto più o meno sempre uguale. Tasto destro, esporta. Si apre il pannello, ti dice la cartella, si sceglie la cartella, se uno vuole rinominare il file ci mette un nome di piacere, poi come le andiamo a modificare? Formato delle immagini, DNG e RAW, se io voglio dare un RAW modificato a qualcuno metto DNG, se no di solito è JPEG, qualità sempre 100%, spazio colore è importante utilizzare Small RGB. Questo perché o abbiamo un monitor RGB e allora lo esportiamo in RGB, però bisogna stare attenti che i browser e internet in generale vede in Small RGB, quindi farà una conversione che potrebbe poi sballarti i colori. E anche in stampa, gli stampatori online tendono ad utilizzare Small RGB. Quindi alla fine il più diffuso è questo, per ora utilizziamo questo. Non è il profilo più completo, ma è il più diffuso, quindi ben venga a utilizzare Small RGB. Ridimensionamento immagine, a meno che non vogliamo un'immagine a piena risoluzione, io di solito faccio bordo lungo 2500, che è una bella misura. Se vogliamo sui social anche un 1500 è sufficiente. Nitidezza si può applicare un fattore o basso standard per schermo, non cambia tantissimo. E in ultimo la filigrana che uno può utilizzare il proprio nome, il proprio logo, io ne ho un po' inseriti, uno lo sceglie e lui lo applica dove l'avevi predefinito. E poi si clicca su esporta e la foto è salvata. Ok, abbiamo visto la prima foto di Marta che comunque era una foto equilibrata, quindi andiamo a vedere le altre cosa ci propongono. Questa è la foto di Alberto, è una foto che direi che c'è già un bel contrasto in partenza, la vedo di una forma strana, infatti se vedete, allora come è scattata,
Ah, probabilmente ha delle impostazioni sulla macchina che gliela fanno già di questa dimensione qua. Io utilizzo di solito 2/3, che è il formato, diciamo, standard delle fotocamere. È una scelta. Io le preferisco così, la sviluppiamo così, che tende a utilizzare tutto il sensore, quindi facciamola così, poi il formato è un po' una scelta. Di questa foto, che come dicevo, partiamo già con un alto contrasto, non mi convince troppo questo lato, questo albero che si vede e non vede, e per il resto manterrei così. Quindi magari facciamo un leggero ritaglio in modo tale da togliere questo albero e mettere il protagonista magari non proprio al centro, il soggetto. Ok, perfetto. Ok, adesso abbiamo la foto equilibrata. Torniamo come prima, correzione obiettivo, rimozione, e lui l'aveva già riconosciuta, una Sony, perfetto. Profilo, allora in questo caso il profilo, noi abbiamo già un colore molto acceso del cielo, e per far sì che non ci dia poi fastidio o che non sia troppo acceso in futuro, potremmo utilizzare un profilo che cambi l'azzurro e lo faccia un po' più delicato, diciamo così. Per esempio, questo 6, già questo 6 lo ha cambiato. Possiamo vederlo, questo 6, come vi dicevo prima, questi profili è meglio utilizzarli molto bassi. Ok, forse è un po' meno acceso rispetto a colori, vediamo. Sì. Potrebbe essere una buona soluzione. Il 10, non mi ricordo più cos'è. Ah, anche questo qua potrebbe non essere male. Partire da questo qui. Colori. Forse è meglio questo qua. Proviamo a partire da questo qua. Cercando di depotenziare un po' il cielo, perché lo vedo un po' troppo cartolina. L'esposizione, comunque abbiamo un'esposizione che tende quasi verso destra, quindi ci possiamo permettere di schiarirla leggermente. Il contrasto abbiamo detto che lo diamo dopo. Luci, proviamo a abbassarle un pochino, senza esagerare, se no il cielo mi torna scuro. Ombre, c'è poco da schiarire le ombre, perché tanto è tutto al sole, questa foto con una luce molto forte, anzi forse leggermente si scuriscono. I bianchi, siamo già al limite, come vediamo dall'istogramma. Ok, se volete con alto, come prima, vedete che comunque. E i neri possiamo scendere leggermente, ma anche qua poi. Se no, poi mi viene troppo il cielo come di nuovo scuro. Rimozione foschia, non lo utilizzerei qua, io non vedo assolutamente foschia, è super nitida. Volendo possiamo utilizzare un 5-10 di chiarezza per dare quel micro contrasto. È quasi superfluo. Vividezza e saturazione per ora non li toccherei. Contrasto, non lo so, vediamo un po' se fare così, però poi il cielo mi viene subito scuro. Mi viene in mente di provare andare a vedere, agendo sui colori, e modificare un po' questo blu che mi diciamo che mi preoccupa un po'. Andiamo a vedere se noi schiariamo un po' questo blu. Schiariamo un po' questo blu, ci permette di magari dare un po' più di contrasto generale alla foto. Ok. E agire poi con gli altri colori. Vediamo un po' per dare risalto a questi larici. Potremmo far sì che il prato sia leggermente più verde. Quindi prendiamo il colore, il prato sarà tra il giallo e il verde. Se voi utilizzate questo cursore qui, lui prende in quel punto che state selezionando il colore di riferimento e lo modifica. Andiamo su tonalità. Quindi diciamo a questo prato che mi segnala che è giallo, di andare più verso il verde, quindi verso destra. Ok, senza esagerare, se no diventa quasi troppo blu. Però così poi gli alberi hanno un colore diverso e dà più contrasto.
qua l'arancione potremmo andare quasi verso il contrario, così per dare proprio questa differenza e far sì che si noti di più la differenza fra il prato e gli alberi. Ok, potrebbe essere una buona soluzione. Poi la andremo a vedere per tutto. Scusate, si è chiuso. Ok, perfetto. Divisione toni anche per questa foto non lo vediamo. Nitidezza l'applichiamo più o meno come prima, anzi ancora forse di più perché qui c'è questo cielo completamente pulito pulito, quindi non c'è bisogno di nitidezza, quindi proprio per andare verso la fine. Qui addirittura ISO 100 come prima, un 5-10 giusto per pulire, ma non è necessario per la luminanza. Vediamo un po' che risultati abbiamo ottenuto sul prima e dopo. Allora, la foto è un po' più brillante, il cielo è un po' meno effetto cartolina e forse ci piace, e direi che potrebbe essere il prato così risulta un po' più anche questo brillante acceso e gli alberi svettano di più. Questo potrebbe essere una buona soluzione senza stravolgere la foto. Forse vedo delle macchie, sensore. Ecco, facciamo una grossa. Adesso dopo guardiamo. Probabilmente ho usato un diaframma non chiusissimo. Quindi si notano poco, ma ci sono. 8, credevo anche meno. Credevo anche meno. Qua ce n'è un'altra. Ok, chissà, chissà, forse ce n'è ancora. Però, ma che sul sensore. Fanno la differenza secondo me. Ok, specialmente su un cielo così pulito, più nitido è, meglio è. Ok, direi che anche questa è venuta. Riguardiamo un attimo, un prima e dopo, direi che abbiamo dato un po' più di luminosità. Non è una foto che si può stravolgere più di tanto, perché comunque con una luce così forte, così importante, bisogna più che altro cercare di gestire la luce più che modificarla. Andiamo al terzo scatto. Il terzo scatto è quello di Cristina. Ok, cosa abbiamo qua? Qui abbiamo una zona di ombra qui, delle nuvole sul cielo che possono essere interessanti e questi larici di nuovo che possono essere protagonisti. Prima cosa, vediamo come di nuovo questo rametto qua mi dia fastidio e lo togliamo come se fosse una macchia sul sensore. Bravo, Lightroom. Fatto un buon lavoro qua, macchiolina sul sensore, mi odierete perché modifico tutte ste macchie, magari voi non ve ne siete neanche accorti, ma mi danno noia. Ok, possiamo partire anche su questa foto qui, non la ritaglierei perché qua la nuvola se no mi viene poi mozzata, anche qua sotto il sentiero, quindi la manterrei di questo formato qua. Come profilo possiamo andare a vedere tipo un paesaggio se mi dà già di partenza un po' più di brillantezza? Beh, potrebbe qua, si potrebbe quasi utilizzare un paesaggio. Potremmo partire con questo qua. Vediamo che è una foto che tende ad essere a destra, ma va bene, questo non lo recuperiamo con l'esposizione, ma lo recuperiamo magari con le luci. Buono. E qua i neri li potremmo recuperare un po' con le ombre, schiarendole, così diamo un po' più di dettaglio a questa zona qui. Ok, bianche ombre sono quasi da non toccare, essendo già al limite dell'istogramma. Qua siamo sui bianchi e sui neri, siamo già al limite, quindi non andrei a stravolgere. Chiarezza, foschia, forse qua rimozione foschia mi dà un po' più di dettaglio sul cielo. Ok, sì, ci sta, senza esagerare, sennò poi qua sopra mi diventa troppo carta da zucchero violetto, azzurrino, c'è ancora un po' meno di luce. Ok, vediamo già così come ci è.
Direi che è già diversa. Cosa possiamo ancora fare? Qua potremmo provare a vedere il contrasto. Non lo so, mi sembra già contrastata. Vediamo se mai dopo micro regolazioni. Qua si poteva vedere, allora, sui colori, il blu. Direi che sono buoni così. Mi viene in mente di fare una cosa, di utilizzare in questo caso la divisione dei toni. Cosa permette la divisione dei toni? Di introdurre un gradiente di colore o sulle luci o sulle ombre. Così permette di solo una porzione di foto con un gradiente. Allora, se noi cercassimo di sfruttare la luce che arriva di qua per i larghici, farla un po' più calda, sembra che ci sia questo sole che scaldi, no? Vediamo se viene. Allora, qua vi faccio vedere saturazione al 100% così capite i colori. Qua abbiamo il rosso, qua abbiamo il viola, il blu, i gialli sono circa qui, vedete, 40. 45, ok, quindi questo potrebbe essere tipo la luce del sole, naturalmente non così, e bilanciata dove? Così viene data molto, così viene data praticamente niente perché è tutta sulle ombre, no? Quindi non esageriamo perché se no mi va a interessare anche le ombre, io ne voglio poco, voglio proprio mirato sulle luci, mirandolo in un piccolo punto posso aumentare un po', magari fare una via di mezzo, vediamo se si nota. Vediamo se si nota. Si è scaldata di parecchio, forse troppo. Io voglio più. Ancora che sembra sulle luci, sui larici. Ok, così potrebbe quindi andare. Ok, abbiamo scaldato un pochino le luci senza invece toccare le ombre, che le ombre con la neve fanno effetto un po' più freddo. Questo potrebbe andare quasi bene. Ok. Qua di nuovo possiamo agire come per le altre foto. Si può dare un po' di nitidezza. Ok. Siamo di nuovo un ISO 100, quindi non c'è disturbo. Di nuovo, sai, classici 10 punti che di solito do. Ok, vediamo se si può fare qualcos'altro. Dall'istogramma lo vediamo. Forse c'è un po' di bianco, forse possiamo ancora un po' aprire le ombre per far esaltare questo, abbassare ancora un po' di luce, vediamo. Ok, è decisamente più brillante, non mi dispiace, potrebbe essere una soluzione. Stavo guardando la foto se ritagliarla di più, però poi quest'albero da questa parte di qua mi verrebbe più mozzata e non mi piace, e anche la nuvola così dà un po' di respiro. Direi che si potrebbe sviluppare così questa qua. Anche questo ramo qua forse lassù dà un po' fastidio, ma però poi mi si mozza qua la nuvola e non mi piace. Lascerei così, lascerei così. Vogliamo, però è già parecchio, per i miei gusti c'è già un'importante lavorazione. Se volessimo dare un po' più di risalto alle nuvole, dargli un po' di chiarezza, facciamo una prova, vediamo. Vediamo un po' se la modifica è importante o no.
Ma ci può stare, non mi ha modificato troppo il blu. Qua mi ha fatto forse un filo di alone che potremmo cancellare. Se uno clicca su cancella fa l'inverso, quindi può cancellare la zona dove è andato a colpire. Qua, così evitiamo gli aloni qua. Ok. Voilà. Potrebbe essere così. Ok, abbiamo una luce un po' più gialla qui, che dà il calore del sole. Nel compenso il blu è bello freddo, la nuvola è un po' più carica, il cielo è bello blu. Ok, direi che anche questa l'abbiamo sviluppata. L'ultima, che è quella di Simone. Allora, la foto di Simone è una foto un po' diversa dalle altre. Adesso non so se sia un'alba, probabilmente più che un tramonto. Abbiamo un ISO più importante, quindi qua dovremmo poi stare attenti a come agire. Un istogramma esposto molto a destra, quindi possiamo provare a spostarci molto a sinistra, scusate, a spostarci verso destra. Bisogna però valutare che poi non esca troppo rumore. Un'altra cosa che c'è da fare è correggere l'obiettivo, perché qua c'è una vignettatura naturale data probabilmente dalla lente, che probabilmente così verrà corretta. Esatto, molto bene, perfetto, già così ci siamo. Quindi io proverei, allora, Adobe Colori, possiamo anche lasciare questo qua, perché sono dei colori un po' particolari. Vediamo poi di agire per i singoli. Lasciamo questo. Proviamo a alzare l'esposizione. Portarci comunque a cercare di recuperare. Così il cielo viene un pochino più pastello. Non possiamo esagerare troppo, altrimenti poi diventa troppo chiaro e qua nella parte bassa arriva troppo rumore. Possiamo provare a fare uno sviluppo, diciamo, classico, per vedere come agire. Allora, le ombre non abbiamole troppo, se no appunto qua c'è troppo rumore. I bianchi possiamo alzarli un po' per dare ancora un po' più di brillantezza, e gli scuri scendiamo un po', che così mascheriamo forse un po' di rumore che c'è ed è abbondante, ma poi vediamo come eliminarlo. Rimozione foschia in questo caso non la rimuoverei, perché anzi è una cosa importante che c'è. Si può provare ad enfatizzare dandone la chiarezza in meno, che dà un po' un effetto di foschia, di ovattatura. Vividezza e saturazione non la tocchiamo, tanto mi sembra già bella colorata. Contrasto, vediamo un po' di contrasto, se vogliamo abbassare leggermente. Così ci può stare. Tonalità, saturazione, luminanza. Qui abbiamo un solo colore, quindi è inutile andare ad agire su questi colori qua, perché tanto ci sarebbe solo il viola o il blu o il rosa, cioè ci sono questi tre colori qua. Proviamo ad andare invece di nuovo sulla divisione toni. Questa zona qua io me la vedo come un'alba, quindi che questa zona sia fredda, gli alberi non hanno le foglie, quindi un periodo freddo. Benissimo, allora proviamo a raffreddare le ombre, un po' al contrario di quello che avevo fatto prima. Il blu è circa sul 200, 210, ok, perfetto. Quindi così, naturalmente, di nuovo come prima, così viene applicata in questo caso a niente, così su tutta la foto. Io voglio su poco, cioè che mi interessi più le zone d'ombra, quindi la parte bassa, naturalmente non con questa saturazione, con una saturazione più bassa, ma comunque importante. Ok, vediamo un po' un prima e dopo. Ok, mi dà un po' di contrasto e di differenza fra il terreno e il cielo, e non mi dispiace affatto. A questo punto, facendo una regolazione del genere, potremmo anche pensare di dare un po' di saturazione a questo
ce l'ho qui se lo vogliamo, ok, vedi un po', è rosa, rosso e magenta. Ok. Ok, direi che così non mi dispiace. Nitidezza molto poca perché sennò abbiamo tanto rumore, quindi possiamo tranquillamente alzare la mascheratura. Cioè, la mascheratura muovetela sempre perché i cursori se noi non li tocchiamo, lui comunque applica un 40 di nitidezza sempre, perché il valore di default, se noi non la volessimo dovremmo andare su zero. Quindi applichiamo pure abbondantemente, tanto tutto sto cielo non c'è bisogno di niente, lasciamo così. Riduzione del disturbo, qua lo si noterà parecchio, c'è tanto rumore. Lo vediamo che allora già possiamo applicarne un 30-40, vedremo già delle nette differenze. Il mio computer ci mette un attimo a caricare e elaborare. Ok, direi che è molto meglio rispetto a prima. Non si esagera, se no poi fa un effetto un po' cartonato che è brutto. Se uno vuole può recuperare leggermente con dettagli e contrasto, ma è come un togliere per avere, cioè tolgo rumore per poi rimetterlo. E anche i pixel, questi colori è il. Quando si fanno foto di notte o comunque con gli alti ISO, certe volte i pixel sono colorati, cioè il rumore è colorato, non è una grana grigia ma colorata. Qua forse ce n'è, quindi alziamolo un po', al massimo tanto non influisce perché se non ci se non trova quelli non li tocca. Ok, direi che non mi dispiace, forse è leggermente inclinata verso sinistra. Un 20. Voilà. Vediamo prima e dopo. Ok. Vedo così, forse gli possiamo dare un po' più, cercare di dare un po' più dettaglio agli alberi, quindi la chiarezza magari la facciamo meno 5 o così e volendo. No, questo non mi piace, così. Lasciandolo così. Ok, direi che anche questa sviluppatela, svilupperai così, lasciando questi colori molto sul pastello, però creando una differenza fra il bosco e il cielo in modo tale che si veda la differenza i due colori. Qui il freddo del mattino d'inverno e il sole un po' più caldo che sta arrivando. Ok. Bene, questi erano i vostri file, ottimi scatti, ottimi spunti che abbiamo avuto. Vediamo ancora lo sviluppo dei file che io vi ho mandato. Allora, la prima è il mio DNG che adesso andiamo a vedere, il mio RAW, e poi vediamo come voi l'avete sviluppato. Io l'ho pensata in questo modo. Appena il mio computer finisce di caricare queste. Okay, perfetto, ci siamo. Io ho visto un po' come di nuovo la foto che abbiamo visto prima, questa fascia di luce l'ho vista più calda. Ho utilizzato questa foto che è un po' particolare perché qua siamo oltre 4000 metri, ci sono i raggi ultravioletti e questo fa sì che spesso il blu tenda al viola e in questa foto si vedeva molto, oltre ad esserci un po' di foschia. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato uno di questi profili, il 6, per avere un blu meno brillante. Ho raffreddato leggermente la fotografia perché da 5.8 sono passato a 500. Ok, 550, va bene. Poi l'ho schiarita leggermente. Ho cercato di ridurre le luci per dare più dettaglio qua, ma senza stare a impazzire se qua non c'è troppo dettaglio che va bene lo stesso. Ho aperto le ombre per cercare di recuperare qui, ho dato un po' di contrasto, ho utilizzato rimozione foschia perché su questa foto ce n'era abbastanza e se volete vi faccio vedere prima e dopo per chi non ha visto la foto.
crisi del mio computer. Ah, mi fa vedere il DNG, non mi fa vedere la foto. Dopo magari mi fa vedere il parte del DNG che avevo importato, vabbè, non importa. Poi la cosa, ho dato rimozione foschia appunto per recuperare un po', e poi la cosa importante di questa foto è sicuramente la saturazione dei viola. In questa foto c'è una forte dominante viola data appunto dai raggi ultravioletti. Vediamo se... Così. Ok, si nota. Si nota questo blu che tende al viola che dà fastidio. Li tolgo. Li tolgo, cerco di neutralizzarli per far sì che il blu sia più blu possibile. Comunque, adesso sta ancora elaborando, che ho computer un attimo in blocco. Ok. E quindi ho tolto il viola per togliere un po' questa sensazione brutta, e ho fatto un po' l'effetto che ho fatto prima sulla foto vostra, dove ho cercato di dare questa luce, scaldarla un po' e dare un po' di risalto di nuovo, bilanciandola da una parte con un bel po' di saturazione, e poi il resto di nuova nitidezza come abbiamo applicato prima, un po' più di illuminanza perché siamo degli ISO leggermente più alti. Ok, questo è il mio sviluppo. Vi faccio vedere per chi no, non credo che posso, perché anche se faccio così mi sa. Ah no, ok, perfetto. Ok, questo è il RAW di partenza. Per chi non l'avesse visto, questo era il file di partenza. Quindi andiamo ai vostri sviluppi partendo da Alberto. Ok. Allora, Alberto, cosa? Si vede, si nota un po' quel viola di cui parlavo prima, ha aperto abbastanza i chiari, infatti vedete anche dall'istogramma quasi un po' bruciato, ma su questa zona qui non c'è dettaglio, quindi ci sta. Probabilmente ha cercato di compensare col cielo scuro che diventava troppo blu, aprendo le ombre qui e dargli un po' di contrasto sicuramente. Si vede che ha fatto una lavorazione con cursori da una parte, cursori dall'altra, tipo magari ha chiuso un parecchio le luci, ha aperto tanto le ombre perché si vede un po' di rumore. Però ok, un'idea che ci può essere, ci sta anche qua l'uso del bruciato, qui non mi dispiace, questa luce è molto fredda, ma è un'idea. Vediamo un po' quella di Cristina. Cristina sembra quasi comunque con dei colori più tutti uniformi, leggermente un po' desaturati. Mi piace molto come è tornato fuori qua questo seracco qui. Sembra quasi che ci sia un po' di vignettatura. È tutta più uniforme, di colori più uniformi. L'istogramma infatti è più equilibrato. Di nuovo le luci sono un po' quasi come quelle di Alberto, nel senso che comunque tendono qui a non esserci dettaglio, ma ci sta. È poco contrastata, una foto che tende a essere molto più piatta, un'idea più piatta, ecco. Poi vediamo quella di Marta. Marta ha scelto per il bianco e nero, ci sta perché è un'idea che avevo avuto anche io. Alcuni avrebbero chiuso ancora di più le ombre. Però poi avremmo perso la fila delle persone che salgono. Praticamente ci sono, cioè, i neri sono chiusi qua sugli alpinisti, praticamente gli alpinisti vengono quasi delle silhouette, che vanno abbastanza bene a contrastare con la luce che gli arriva da qui. Le luci invece vedi che non sono esagerate verso destra. Quindi questa è un'altra idea, e per finire quella di Simone. Quella di Simone che mi sembra che sia quella più invece con i colori brillanti, più contrastati, rimaniamo sempre su una luce tendenzialmente fredda. Fredda, lui ha cercato di recuperare tutto, infatti l'istogramma non va né verso i bianchi né verso i neri, c'è cioè il dettaglio diciamo ovunque. C'è un po' di questa sensazione di viola e
non c'è tantissimo, cioè c'è colori differenti, cioè qua sembra che ci sia tanto contrasto, qua sembra che ce ne sia poco. Potrebbe aver usato un pennello, potrebbe aver utilizzato magari una curva in un determinato modo per cercare di dare questa sua idea. Anche i blu sembrano quasi cambiare di tonalità, che nelle altre foto abbiamo visto che sono invece più omogenee. Ok, qui ha dato forse un po' più di brillantezza agli alpinisti, ai colori che sono diversi dalle altre foto per farle risaltare. E vediamo un ultimo confronto di tutti gli scatti. Aspettate, magari prendo questo, vediamo se riesco a. Prendere la mia modifica in modo tale così le vediamo tutte insieme, ce la facciamo? Ok, perfetto, libreria, ottimo, ingrandiamo, zac, così le vediamo tutte più o meno insieme. Come vediamo, come abbiamo 5 sviluppi differenti. Una più calda, un bianco e nero, e le tre di Alberto, Cristina e Simone che sono una via di mezzo, nel senso che Cristina è la più lineare coi colori, cioè meno contrasti e meno variazioni, Simone quello che ne ha di più, e Alberto probabilmente una via di mezzo. Boh, direi che è tutto, spero che vi sia piaciuto, che sia stato interessante sia il confronto che lo sviluppo dei vostri file. Se siete interessati o se vi può far piacere, poi magari se ne organizzeranno altre in futuro. Ciao a tutti!